Ciao a tutte pupette, allora è sabato, come vi avevo detto nel video precedente, oggi mi sarei ricostruita le unghie con le dual form, quindi per la prima volta diciamo ho ricostruito le unghie con le dual tecnica dual system form, questa diciamo è, diciamo vengono chiamate esattamente così, per la prima volta quindi su di me. Quindi ho avuto tutto il tempo per provarle per bene, per testarle per bene e vi devo dire la verità, non sono tanto facili da usare, nel senso che ci sono tante tecniche, ci sono tante accortezze da seguire per far sì, insomma, che la ricostruzione, diciamo così, venga al meglio, che non ci siano difetti. Ovviamente questa cosa. Ho un prurito al naso ogni volta che devo registrare. Ovviamente questa cosa, essendo appunto la prima volta che esercitavo su di me, ma comunque essendo anche ancora agli inizi, ovviamente sulle mie di unghie ci sono qualche difettuccio. Però difetto di qua, difetto di là, ho capito bene o male, cosa fare per evitare appunto che si vedano dei difetti evidenti, cosa invece no. Voglio aprire una parentesi importantissima. Questa tecnica conosciutissima in tutto il mondo, questa tecnica viene utilizzata tantissimo in questi grandi centri estetici dove ci sono magari tante onicotecniche sedute, un'affluenza, tantissima affluenza di gente, di clientela, e quindi permette, diciamo, in un'ora, un'ora e mezza di appunto ricostruire le unghie in maniera appunto molto molto rapida, sia la mano destra che la mano sinistra, quindi di ricostruire tutte le unghie in pochissimo tempo. Quindi diciamo che è stata una genialata, secondo me, questa invenzione, chiamiamola così, perché appunto in poco tempo ci dà la possibilità di accontentare la cliente, ovviamente quando si parla di unghie semplici, nel senso con forme semplici, ovviamente, quindi simulando un'unghia naturale vera, perché poi effettivamente se voi andate a guardare di profilo, comunque sia, non ha questa curva C estrema, non ha questa bombatura, diciamo, ha questa, anzi al contrario, ha questa bombatura molto molto naturale, quindi di conseguenza, insomma, sembra molto un'unghia naturale vera se fatta bene. Quindi, insomma, per chi vuole delle unghie semplici, basilari e in poco tempo, questa tecnica è veramente fantastica. Sempre nella premessa, però, voglio dirvi appunto che assolutamente, nella maniera più assoluta, sostituisce la tecnica tradizionale, ovvero quella con l'applicazione della cartina, ovvero quello con tutto il lavoro del pennello e del gel che c'è, o anche con l'acrilico, quello della limatura, cioè non la sostituisce nella maniera più assoluta. Quindi a me sinceramente piace imparare tantissime tecniche proprio per arricchire il mio bagaglio, insomma, di informazioni. Questa tecnica, diciamo che la consiglio solamente su unghie già belle, su unghie già perfette, un po' come il semipermanente, no? Il semipermanente si consiglia solamente su unghie perfette, belle, magari già ampie. Sicuramente ci saranno più là dei video aggiornamenti, quindi dei video dove appunto vi farò vedere cosa fare per migliorare, ecco, la tecnica nella realizzazione, ma noi continueremo sempre con i nostri video assolutamente di struttura classica, quelli non verranno abbandonati, però questa può essere una valida alternativa. E pupette, prendete questo video un po' con le pinze, nel senso attaccatevi solamente a quei pochi consigli che vi do, perché appunto per me è tutto nuovo, ci saranno video aggiornamenti. Io ho comprato quelle di Enile Store e mi ci sono trovata non bene, benissimo, che mi piacciono tantissimo perché con 14 euro, se non mi sbaglio, avete delle dual form praticamente in 3-4 giorni, vi potete subito esercitare. Cosa importantissima che ho letto, diciamo, in una foto di Facebook: sì, si può fare anche con il gel, io lo farò con l'acrilico perché è molto più facile. Si può fare anche con il gel, solo che ci vuole una lampada apposta perché comunque noi dobbiamo stare lì. Ma allora, se lo facciamo su di noi va bene, se lo dobbiamo fare una cliente non è più possibile perché appunto ci vuole una lampada particolare. Pupette, spero di non aver fatto un'anteprima lunghissima. Vi lascio al video e noi ci vediamo dopo. Forme. Voglio farvi una piccola teoria. Sembra facile, diciamo, ricostruire con le dual form, ma non è, perché appunto voi dovete semplicemente andare a lavorare
all'interno della tip, cosa molto importante è comunque sia la scelta delle misure, perché in realtà io appunto ho queste qua di Nile Store, ci sono 10 misure, però quello che ho testato, diciamo, fino ad adesso è che voi intanto dovete scegliervi la misura adatta all'unghia. Ad esempio, se nell'indice voi avete il numero 6, ok, io vi consiglio di prendere il numero 7, quindi una misura superiore di una taglia in più rispetto all'unghia, alla vostra forma, alla vostra grandezza classica, perché la misura che prendete è quella adatta con la tip, ma quando voi andrete a riempire la tip si creerà uno spessore, quindi di conseguenza cosa succede? Che quando l'andate ad applicare sarà leggermente più in alto la tip e appunto l'acrilico coprirà solamente la zona della tip, ci saranno alcuni spazietti, come ad esempio in questo caso, vi faccio vedere. Vedete, questo non deve assolutamente accadere. Questo perché? Perché la misura era quella adatta, perfetta, però pian piano che voi andate riempiendo, soprattutto se dovete fare delle ricostruzioni particolari, dove magari dovete mettere più strati o comunque magari siete soprattutto all'inizio, il primo strato si asciugherà e quindi è come se la tip sarebbe più piccola. Quando andate ad applicarla, poi succede che appunto si creano questi spazi. Invece non deve accadere, la tip deve essere perfetta, deve coprire perfettamente l'unghia, come in questo di caso, che io in questo caso l'ho presa una misura più grande ed effettivamente mi ha coperto tutti e due i lati. Quindi prima regola, una taglia in più. Altra cosa molto molto importante per evitare che appunto la vostra ricostruzione si spezza, diciamo, nel punto stress, perché magari può capitare che nel punto stress voi mettiate poco prodotto, dovete semplicemente prendervi, diciamo, quando andate ad applicare la tip in questo modo, dovete memorizzarvi in quale punto appunto inizia il vostro punto stress. Mi traccio una linea dei miei punti stress, io so che in questo momento, in questo punto dovrò andare a mettere leggermente, e ripeto, dico leggermente, non in maniera esagerata, un po' di prodotto in più, in modo che appunto la bombatura vi verrà a prescindere, però sapete che in quel punto è leggermente più rinforzato, quindi c'è più prodotto e appunto l'unghia vi viene bella 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 resistente. Quindi punto regola numero 2, individuare il punto stress. Dopodiché, per quanto riguarda sia nella punta che invece vicino alle cuticole, non mettere esageratamente troppo prodotto. Quindi non applicare troppo prodotto né in punta e né nel giro cuticole. E neanche nel giro cuticole, proprio perché appunto c'è il rischio che vi viene troppo spesso, e quindi se ad esempio applicate troppo prodotto nel giro cuticole, questo effetto, diciamo, naturale, come se fosse un'unghia vera, vedete, non c'è troppo prodotto, perché io poi, quando vedrete nel video, quando vado ad applicare la mia tip, la applico proprio spingendo quasi le cuticole, schiacciando soprattutto vicino il giro cuticole, in modo che sembra proprio come se fosse la mia unghia naturale. Altra cosa, appunto, come vi dicevo, si lavora al contrario, quindi quarta regola si lavora al contrario, ovvero è come se applicaste prima il colore e poi la struttura. Quindi di conseguenza cosa dovete fare? Dovete fare ad esempio una ricostruzione colorata, ad esempio volete fare un monocolore rosso, allora cosa fate? Mettete prima il colore e poi andate a fare la base trasparente, perché poi diciamo che con le dual form, voi in realtà non lo sapete, ma si può fare anche il refill. Quindi al momento del refill cosa succede? Andrete a levare il colore e di conseguenza avrete sotto il clear. Quindi prima il colore e poi il clear, che noi sappiamo cos'è, quindi la polvere trasparente. Niente, questo più o meno diciamo sono le regole che appunto ho scoperto fino ad ora. Vi lascio direttamente al video.
Ho già messo il nail prep, vado a mettere una puntina di primer, proprio una puntina, perché è giusto appunto andare a preparare l'unghia naturale, quindi di conseguenza andiamo a rendere secca la nostra superficie. Quindi di conseguenza, mentre che aspetto appunto che il mio primer insomma evapori, prendo la mia dual form che già avrò visto la misura, in questo caso di Nail Store è la misura numero 6. Preparo tutto quello che mi serve appunto per lavorare l'acrilico, quindi il mio monomero, la mia polvere bianca, la mia polvere trasparente, scusate, questa è quella di Mesauda. Poi utilizzo un cover, quindi in questo caso il cover pink, e poi per fare questo effetto brillantinato utilizzerò queste polveri glitterose, questi glitter, ecco. Ok, ho preparato tutto, prendo il mio pennello. Lo pulisco per bene, ho versato diciamo i glitterini sopra il tappo perché poi li andrò direttamente a prelevare. Ora, la tip quindi la dovete prendere dal lato appunto che diciamo dalla parte finale, ecco, non dalla parte dove insomma quella vicino le cuticole. Comunque pulisco bene, lo bagno un pochettino, bagno il mio pennello nel monomero, prelevo una pallina di clear. La appoggio, diciamo, dove voglio che arriva la mia lunghezza. Distribuisco, io spero che voi vedete bene, distribuisco il mio prodotto su tutta la superficie, ma soprattutto diciamo in punta, perché poi vado a prendere i miei glitterini e li vado ad appiccicare sul mio clear. Scarico il pennello, lo bagno di nuovo perché diciamo se lo bagnate i glitterini vengono presi meglio. E andiamo a farci tutta la punta. Dopodiché, sono soddisfatta, diciamo, della mia sfumatura, vado a prendere il cover, quindi bagno di nuovo il pennello, scarico. Di cover non ne dovete mettere tanto, ma comunque il giusto per appunto per coprire, insomma, per essere omogeneo. Quindi prendo la mia pallina e la applico intanto vicino ai miei glitter. Non ho bisogno che aspetto, continuo a lavorare direttamente. Poi me lo distribuisco su tutta la tip. Ma soprattutto anche vicino i laterali, perché non vorrei che mi vengano scoperti. Ma mi concentro soprattutto di più nel nostro punto stress, quindi qua sfumo il cover. Dopodiché deve diventare opaco. Quando diventerà opaco, andrò a mettere direttamente poi il clear, perché sarà diciamo la parte appiccicosa che verrà attaccata sull'unghia. Nel frattempo che aspetto che diventa un po' opaco, vado ad applicare il mio primer non acido, perché appunto io utilizzo tutti e due i primer, quindi vado a utilizzare l'acid free, perché qua già, come potete vedere, è diventato opaco. Vedete? Sta diventando leggermente opaco. Allora, dopodiché, quando diventa leggermente opaco, non aspetto e vado a fare uno strato con il clear su tutta la ricostruzione. Su tutta la ricostruzione. Su tutta la. Faccio un'altra piccola pallina. Visto che è diventato opaco, prendiamo subito la nostra tip, ci mettiamo nella posizione più comoda possibile per aderirla. Io mi avvicino tantissimo, tantissimo alle cuticole, quasi che le spingo indietro, e attacco la tip, la appoggio. Vedo se è dritta. Dopo che vedo che è dritta, inizio a schiacciare, a fare una leggera pressione, leggera, 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 che a poco diventerà pesante. Quindi schiaccio per bene. E tengo premuto abbastanza. Quando tenete premuto, date sempre una controllata al fatto che non la state attaccando storta. Se così fosse, avete così tempo per aggiustarla prima possibile. Quindi guardate sempre e continuate a schiacciare. Schiacciamo, schiacciamo, schiacciamo. E non vi preoccupate se in questo momento sta uscendo del prodotto di fuori, non ce ne frega niente a noi in questo momento, vogliamo in questo momento solamente che, che il nostro, la nostra, diciamo, ricostruzione aderisca per bene alla nostra unghia naturale. Con uno spingicuticole andiamo a levare il prodotto in eccesso, in questo modo, ok?
che diventa quasi gommoso. Controlliamo sempre la nostra ricostruzione. Date la tip per rendervi conto se si è asciugato l'acrilico. Come sapete, basta che toccate dietro e sentite il solito rumore, che in realtà dovrebbe essere così, e invece questo è un rumore sordo, vuol dire che ancora appunto l'acrilico non è catalizzato del tutto. Dopodiché, quando credete appunto che il tempo di posa è concluso, iniziate a staccare la tip in questo modo, piano piano, e voilà, è la nostra tip. La nostra ricostruzione è pronta. Ok, quindi con una lima abbastanza, diciamo, impegnativa, quindi io in questo caso utilizzo una 100, una 150, vedete un po' quella che avete. Andiamo quindi a rifinire i nostri laterali. Sistemiamo anche l'altro. Andiamo a sistemare la nostra forma. Dovete semplicemente sistemare. Ricostruzione terminata. Sistemo il meglio, ora adesso anche l'altra. Mi controllo meglio la forma, me la guardo come noi sappiamo fare in tutti i lati. Sistemo anche l'altra e ci vediamo dopo. Perché molto probabilmente sotto avrete, diciamo, dell'acrilico, come dire, l'acrilico che è fuoriuscito. Noi lo leviamo, diciamo, dai laterali, però da sotto, insomma, non lo leviamo per evitare, insomma, che si rovina la forma. Allora noi sotto con diciamo la fresa andiamo a sistemare diciamo un pochino, andiamo a fare un po' la curva, insomma leviamo tutto il prodotto in eccesso, stando sempre molto molto delicate, eh? Dopodiché che avete appunto limato, fatto magari qualche decoro, magari messo qualche strassino come nel mio caso, dovete semplicemente mettere un po' di olio cuticole. Io in questo caso sto utilizzando un gel, per la verità, della Essence, ha un odore di pesca fantastico e mi sto trovando veramente veramente bene, oltretutto ha la vitamina B5, ma comunque questi sono dettagli. E quindi andiamo semplicemente, voi mettete tutto l'olio che volete, e quindi semplicemente andiamo a idratare nuovamente le nostre cuticole, perché appunto magari sono stressate, rovinatissime. Io gli faccio questo trattamento così. A me, diciamo, che fa impazzire, perché comunque sia per la prima volta ho tutte e due le mani fatte, tutte e due le mani ricostruite. Sono piene di difetti, perché so che sono piene di difetti, però sinceramente mi aspettavo qualcosa di peggio, invece no. Alla fine, insomma, lavorando su ogni dita mi sono resa conto, insomma, sempre di più su quali sono appunto le cose da evitare e cosa no, come farle al meglio. Non so, ragazze, ditemi voi giù nei commenti che cosa ne pensate. Fatemi sapere giù nei commenti che cosa ne pensate, se questa tecnica vi piace, se non vi piace, se l'avete già provata, insomma, se l'avete provata anche sulle clienti, la durata, insomma, pupette. Spero appunto che il video vi sia stato utile, ci vedremo presto, prestissimo, con un altro video. Io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!